Viene costituito ufficialmente a Mercato San Severino il polo delle associazioni. Ne parliamo con Emilio Esposito, membro della Croce Rossa di Mercato San Severino, nonché operatore socio-culturale che opera da tempo a Mercato San Severino. Ecco, perché nasce il polo delle associazioni a Mercato San Severino? Il polo delle associazioni nasce per far sì che sul nostro territorio si possano interagire più associazioni con la finalità di promuovere quelle che sono le attività sociali, ma non solo, anche di dare un luogo fisico ad esempio a quelle associazioni che non hanno una sede e tra l'altro anche di creare delle sinergie non solo sul nostro territorio. Infatti io tendo a specificare una cosa importante, il polo delle associazioni è apartitico e apolitico e quindi fondamentalmente ha la funzione aggregativa e integrativa e sociale di tutte quelle fasce anche di giovani che sono praticamente in difficoltà. Ecco, in estrema sintesi, unire le forze, lavorare meglio e anche arrivare possibilmente ai fondi europei e regionali. Ecco, al momento chi fa parte di questo polo delle associazioni? Allora, attualmente abbiamo l'Associazione Nazionale dei Carabinieri con la sezione di Mercato San Severino, c'è l'Associazione delle Guardie Ecozoofile, c'è l'Associazione Bentis ASD Sportiva, però ci sono ancora altre associazioni. C'è anche la vostra Croce Rossa? E c'è eventualmente anche la parte delle attività sociali della Croce Rossa, logicamente dobbiamo ancora determinare e definire eventuali poi anche collaborazione. Ecco, lavorare sul territorio, per il territorio, significa apertamente collaborare con le istituzioni, con gli enti pubblici locali. Ecco, cosa chiedete e come vi ponete nei rapporti con gli enti locali? Allora, quello che noi chiediamo è in effetti di una collaborazione reciproca e un'attenzione a quelle che sono le problematiche sociali dell'inclusione sociale. Viviamo un periodo abbastanza difficile, anzi complicato, per quanto riguarda proprio tutto ciò che riguarda la gestione delle risorse umane. Crediamo che con l'ottimizzazione delle risorse umane e delle potenzialità e delle specificità di ogni associazione è possibile affrontare qualsiasi difficoltà. Tra l'altro ci sono anche dei fondi europei, noi costituiremo dei gruppi di progettazione di giovani laureati, quindi tratteremo anche un accordo con l'università, eventualmente avremo rapporti anche con l'università e con gruppi di giovani che realizzeranno dei progetti per una ricaduta sul nostro territorio. Grazie. Diceva favorire il polo delle associazioni, come l'amministrazione comunale di Mercato San Severino intende collaborare con il polo delle associazioni? Il polo sarà fondamentale per coordinare le associazioni. Ne abbiamo moltissime nelle frazioni, poche al capoluogo, e questa è l'occasione per metterle in filiera, affinché le attività che periodicamente svolgano possano essere sinergiche, possono essere messe a contatto l'una con l'altra e creare catalizzare eventi nuovi e magari che possano essere di attrazione turistica per San Severino. Assessore, belle parole, ma tutti i progetti devono essere finanziati. Come reperire i fondi? Beh, in questo caso non ci sarà bisogno di reperire i fondi, perché è il volontariato che farà da mossa, da azione, da argano per tutto. Per quanto riguarda nello specifico, quando ci dovessero essere progetti che per la mole del lavoro dovessero essere attrattori di investimenti, avremo dalla nostra parte la Regione Campania e quindi l'Unione Europea, che attualmente è la banca per eccellenza per i finanziamenti. Il sindaco Giovanni Romano è intervenuto all'inaugurazione del polo delle associazioni. Qual è il supporto e l'aiuto dell'amministrazione a questo sodalizio? Beh, l'amministrazione si sforza di seguire, di affiancare, di sostenere tutte le attività delle varie associazioni che operano sul territorio comunale. Sono tantissime e sono anche la nostra forza, perché confermano e testimoniano in maniera concreta l'attaccamento dei nostri cittadini al territorio, alle radici, all'identità. Noi abbiamo il dovere di continuare a sostenere, ovviamente rispettando purtroppo i limiti che sono imposti dalle leggi per quanto riguarda il contenimento della spesa, ma sappiamo che il cuore e la passione dei tanti volontari che animano i sodalizi sanseverinesi riesce anche a sopperire alla mancanza di risorse. Noi vogliamo continuare su questa strada perché siamo convinti che questo è il modo vero di fare la cosiddetta cittadinanza attiva e la partecipazione attiva alla vita della comunità. Il mondo dell'associazionismo non deve mai essere sostitutivo degli obblighi istituzionali
dello Stato e di ciò che lo Stato rappresenta sul territorio, deve integrare, deve essere complementare, e noi saremo al loro fianco, convinti come siamo, e i fatti lo confermano, che ci aiutano anche a superare questo difficile momento che riguarda la nostra città, ma in generale la nostra nazione. Lo scorso febbraio ho fatto una promessa, quella di vederci qui per inaugurare la sede del Polo delle Associazioni che nasce stasera. Vi ringraziamo per la presenza così numerosa. Io sindaco sono un po' parte integrante, per cui insieme con Emilio e con Ugo, che ringrazio perché in questi mesi, settimane, insieme con Gerardo Cirillo e con Roberto Lapanese hanno messo tutto quello che vedi. Tutto quello che vedi è frutto del lavoro di volontariato da parte delle persone che ho nominato, e non solo, hanno collaborato ad una serie di associazioni che oggi sono qui e che ringrazio per la presenza. Noi oggi poniamo una pietra, penso, miliare, perché abbiamo progettato un coordinamento tra le associazioni operanti a San Severino. Qui in questo momento abbiamo rappresentate l'Associazione Nazionale Carabinieri con il maresciallo Ocole Scimmio, che saluto, dove sta, maresciallo? A Nebbio Polasta. Quindi con loro, come abbiamo già detto in altre occasioni, abbiamo intrapreso un percorso interessante, partendo dall'inaugurazione in Piazza Nasseria l'anno scorso e ancora prima con la parte, diciamo, di volontariato per la sorveglianza del patrimonio comunale, che qui trova in sostanza un'altra, come dire, amplificazione, così come con un combinato, si direbbe, con l'associazione ecozoofila, polizia ecozoofila Lampano EPA, qui rappresentata da Domenico Citro, che invece cura gli aspetti legati all'ambiente, al territorio e alla polizia ecozoofila, per l'appunto. Il corso che hanno fatto tra gennaio e marzo è concluso, adesso poi avremo l'occasione nelle prossime settimane di estendere il lavoro attraverso poi il giuramento che vogliono fare nelle tue mani per appunto le mise, vero? Perfetto. Che raccoglie una parte importante nel rugby, e avremo, quindi, questa interesse del rugby amplificato sostanzialmente, una cosa che ci fa molto molto piacere. Mi sembra che domani ci sia l'altra scuola. Le associazioni, dimentico qualche altra scuola. C'è la situazione cronologica, l'ha presentata. Custode della nostra ACRI, diciamo, alla stampa. L'abbiamo riportato. Infatti, avevo scritto che non era stata mai smarrita. E la resterà. Va bene, perché lì sta bene. Poi, sì, perché lui è mondani sarà qua e a me urbano è più difficile. Comunque, questo è un punto di partenza. Avremo la possibilità. La Bentis, sì. Perdonami. E quindi, questo è un punto di partenza: quello di unire le forze per amplificare i risultati. Questo è il nostro obiettivo. Prego Emilio e Ugo anche loro di fare i nomi di classe. Sì, allora, in effetti il polo delle associazioni nasce come coordinamento, ma non vuole essere solo sul mercato San Severino, vuole avere un ampio, abbiamo tanti giovani ricercatori, tra cui io conosco anche, e abbiamo delle potenzialità, delle risorse. Vuole essere un luogo di incontro per coloro i quali sono in difficoltà, accompagnare i giovani nella formazione, per quanto riguarda anche l'inserimento lavorativo, perché molto spesso i giovani abbandonano la scuola e quindi la formazione professionale può essere una grande risorsa. E quindi creare delle sinergie con altre associazioni, con altre regioni, con altri, quindi uscire al di fuori del nostro contesto, perché così c'è ricchezza, c'è anche un modo per poter cooperare e ottimizzare le risorse e trovare poi altre potenzialità, altre capacità. Benissimo. E altri talenti per far sì che i giovani possano esprimere. Questo polo delle associazioni proprio per dare un supporto tra le associazioni, cioè ogni associazione mantiene ovviamente la sua identità, però viene supportata da un'altra associazione. Porto un esempio piccolo, per esempio a Ciorani fanno una manifestazione, allora avendo il polo delle associazioni si può partecipare tutti, ognuno può dare un suo contributo per rendere la festa più bella, più grande, più interessante, visto che ci sono varie professionalità e vari operatori. Ok,
cosa più materiale, cioè no, più completamente. Intanto sono arrivati Vito e Gerardo Cirillo, Vito Manager Gerardo Cirillo, che ringrazio per l'impegno di questa settimana. No, io non posso che essere particolarmente felice per questo coordinamento e quindi ringrazio tutti i rappresentanti di tutte le associazioni. Perché felice? Perché, lo dicevo poco fa, l'associazionismo è la linfa vitale di un territorio, perché le persone in maniera disinteressata prendono una risorsa, cioè il loro tempo, e lo mettono a disposizione di altre persone. E voi capirete che già solo questo, basta capire quanto è importante in momenti di difficoltà come quelli che stiamo vivendo, come dire, sviluppare, irrobustire il mutuo assistenzialismo tra persone. È una questione fondamentale, nei momenti di difficoltà le comunità quanto più si integrano più hanno la possibilità di superare in fretta il momento di difficoltà. Due, molto molto importante, quello che ha detto Emilio e anche Ugo, ci si aiuta a vicenda, ma anche per le cose più banali, ma forse anche solo per la sorveglianza, forse anche solo per rendere più agevole l'affluenza delle persone ad un evento, forse anche per creare insieme con le associazioni che promuovono eventi quelle forme di sinergia che riescono a sostituirsi alla mancanza di risorse. Questa tendenza negli ultimi anni nella nostra Italia è diventata un po' strana e per certi versi anche un po' schizofrenica. Mi spiego, oggi per legge è vietato al comune dare un centesimo di euro in contributo come danari. Perché? Perché questo non sarebbe una spesa di natura istituzionale. L'effetto della spending review, di questa legge stranissima sulla riduzione della spesa, il primo effetto è stato questo: tu non puoi più finanziare un evento perché non è una cosa istituzionale. Ovviamente è sbagliata l'impostazione, perché se un'associazione si muove sul territorio e persegue uno scopo, senza scopo di lucro, senza, come dire, fare mercato, ma lo fa solo ed esclusivamente per dare una mano ad altre concittadini, quindi ad altre persone, io non vedo una cosa più istituzionale di questo. Purtroppo le leggi che oggi regolano la vita degli enti locali impedisce di fare questo. Allora noi abbiamo ovviato in che modo? Diamo sostegno, che cosa può servire? Le attrezzature, il palco, la vigilanza, mettere a posto un qualche cosa dove magari si deve fare quell'evento. A maggior ragione, se si crea un coordinamento tra associazioni e queste ulteriori attività di supporto vengono un po' condivise, chiamando a raccolta le migliori energie, voi capirete che a questo punto abbiamo effettivamente dato al territorio, quindi ai nostri concittadini, una grande opportunità, che è quella di stare di più insieme. Le difficoltà non si superano mai, lo dico sempre, con un uomo solo al comando. Un uomo solo al comando non serve a niente, non può fare nulla, tuttavia può essere soltanto, e quindi c'è bisogno di un retroterra, il coordinatore, può essere il propulsore, può essere lo stimolatore, ma ci deve essere una squadra. Ecco, voi oggi avete costituito con questo semplice coordinamento una squadra di squadre. Ognuno di voi mantiene la propria identità, persegue il proprio scopo, diverso, variegato, però messi tutti quanti insieme, date alla nostra città la possibilità di avere uno strumento di presenza sul territorio, di aiuto vero, concreto, alle persone che magari stanno anche in difficoltà, di essere messi alla prova rispetto a ciò che la nostra comunità richiede, e date anche noi la possibilità di rendere più efficace e quindi più vicina ai cittadini l'azione dell'amministrazione. Da una nostra responsabilità, e quindi i nostri cittadini avranno la possibilità di giudicarci ancora prima e meglio. Faccio i miei migliori auguri al coordinamento così come è nato. L'impegno, se dopo l'elezione del 25 di maggio noi continueremo ad avere responsabilità amministrative, sarà quello di stare al vostro fianco, di aiutarvi a sviluppare e a consolidare meglio le attività che fate, e in questo modo cresceremo tutti quanti insieme e meglio, ovviamente per la nostra città, per il mercato San Severino. Bene è l'attenzione agli altri territori, perché l'integrazione con gli altri territori diventerà sempre più importante nei prossimi anni. Noi siamo un sistema, quello dell'Alto Sarno, Valle dell'Irno, ben identificato,
che se riesce a superare qualche restrizione di natura culturale, e qui il volontariato e le associazioni ci possono dare una grande mano, aiuteranno anche le istituzioni ad essere un po' più colloquianti tra di loro. E quindi il discorso di mettere in rete anche altre associazioni che stanno in altri comuni è un discorso molto lungimirante di cui abbiamo tutti quanti bisogno. Quindi io vi chiedo veramente, sotto questo punto di vista, continuate così, sapendo che su di noi potete sempre contare. Grazie. Allora, quindi c'è poi, quindi se mangio, se mangio.